con Adu che parte titolare, non parte invece titolare O'Neill. E allora c'è il capitano Van der Graaf, mentre subito Atletico si prova a farsi vedere, ma la chiusura da parte di Angie è provvidenziale. Ancora Angie, alla fine allontana in qualche modo l'Atletico, sempre Angie, porta palla, riesce ad allargare sulla destra per Van de Pavert, ancora Angie. Numero 8 dell'Ajax è Muster, tra l'altro giocatori in campo che si differenziano soltanto per i pantaloncini, perché sono azzurri quelli dell'Ajax, neri quelli dell'Atletico, ma entrambe le maglie sono scure. Un po' difficile, se non per qualche riconoscimento giallo da parte dell'Atletico e azzurro da parte dell'Ajax. Eccoli qui i tifosi dell'Atletico Madrid, i familiari dei bambini in campo. Ora è Angie che va a calciare in profondità cercando Konadu, ma non trovandolo. Ecco qui inquadrato Viso Velasco, uno dei migliori contro lo United, e lui però che va a commettere fallo adesso su Winters. Van der Graaf deve liberarsi dall'attacco del numero 11 Yacoub Bernal, che ha trovato gloria anche lui contro lo United. Konadu prova a mettere giù Viso Velasco, però è lì proprio sul controllo palla di Konadu. Il capitano è Morsiglio Fernandez, che va all'indietro a trovare il numero 5 Diaz, ancora l'altro numero 5, quello dell'Ajax, cioè Van der Graaf, che riesce a deviare questo pallone in rimessa laterale. Ancora Atletico Madrid con l'errore però in controllo palla da parte di Yacoub Bernal, e allora rimessa regalata all'Ajax con Winters, che ha segnato contro il Krasnodar dopo i gol di O'Neill e Kamadou. Attenzione perché se ne va e segna un gol bellissimo Morsiglio Fernandez, e raggiunge a quota 3 gol Ryan, in vetta alla classifica cannonieri. Davvero un bellissimo gol, e avanti l'Atletico Madrid con il capitano Morsiglio Fernandez. Bel gol, va via di slancio a Van der Graaf e segna l'1-0. Si conferma squadra forte l'Atletico Madrid, e al terzo minuto Fernandez, che adesso è scatenato, ancora lui cerca una palla al centro, prova però una deviazione, sarà comunque calcio d'angolo. C'è il portiere dell'Ajax, si tratta di Schreuder, anzi Setfort, che, anzi no, è Schreuder, dico bene, con il numero 1, che chiama i suoi. E allora ancora il tentativo da parte dell'Ajax. Adesso il tentativo da parte dell'Atletico Madrid con la rimessa laterale. Con Panaglia Vaquero, va lui al centro dell'area di rigore, esce bene qui Schreuder che ricomincia da destra. Ancora l'Ajax, qui brutto il controllo da parte del numero 17 Van de Pavert. Allora Ajax che si trova un po' in difficoltà, Morsiglio Fernandez sempre più protagonista, ha raggiunto Ryan,
in vetta alla classifica cannonieri con 3 gol, bellissimo il gol contro l'Ajax di poco fa. E qui vediamo ancora l'azione del fallo, mentre Konadu prova a girarsi in un fazzoletto e poi forse va anche a commettere fallo. Alla fine ne esce bene Iguac Diaz, palla dentro dove aspetta troppo e allora è ottimo l'anticipo di Van der Graaf. Winters, attenzione, Konadu prova ad accentrarsi, Konadu vince un rimpallo, poi Van de Pavert vuole calciare col sinistro, viene bloccato ancora da Diaz e poi Van der Graaf a dare una mano. Ancora un fallo, forse subito da Viso Velasco, non secondo l'arbitro, palla dentro a cercare Konadu. Ancora Viso Velasco va a recupero di questo pallone, è lui che gira e dà aria alla manovra, molto bene il numero 6, come al solito. Allora può partire Arsa sulla destra, pallone dentro e il quarto gol in questo torneo per Murcillo Fernandez al 7° minuto, è 2-0 Atletico Madrid. E adesso davvero direi che questa squadra è nettamente la più forte di questo torneo, quantomeno fin qui lo sta dimostrando con il più anziano di tutti. Bello l'assist perfetto da parte di Arsa Boyero e poi Murcillo Fernandez, controllo e destro con Schröder in uscita che non può nulla, ed è 2-0 per l'Atletico Madrid al 7° minuto, supremazia totale. Del resto il giocatore è anziano, come l'hai detto tu, in effetti è di ben qualche giorno, settimana addirittura, più anziano dei suoi colleghi. Insomma, l'Atletico mi sembra nettamente la squadra più forte, più quadrata, più esperta, forse, non so come possiamo dire, più squadra molto semplicemente di questo torneo, a meno che poi domani non scopriamo che ci sono altre sorprese in serbo. Una squadra che comunque non mi sembra avere proprio punti deboli, le squadre faticano ad arrivare anche a tirare contro l'Atletico Madrid, non solo a segnare, ma anche fatica anche a superare il centrocampo a volte. Possesso di palla assoluto, controllo di palla perfetto, qui prende fallo, avete visto come il giocatore si è fermato, abbia preso proprio il morsio che dicevamo, abbia preso il fallo, abbia fatto salire la squadra, sanno alternarsi, sanno quando accelerare, quando invece far passare un po' i secondi. Una squadra che dimostra una mentalità da sedicenni, tranquillamente. Decisamente. Queste sono cose che credo siano ingiocabili per bambini di 10 anni. Quando trovi contro una squadra di questo tipo è praticamente impossibile trovare una contromisura. Felici poi di essere smentiti, però mi sembra che la chiara favorita di questo torneo sia questa in questo momento. Intanto attenzione, Yacoub Bernal va lui, c'è la presa con la chiusura sul proprio palo da parte di Schröder. 8 minuti, 2-0, partita già molto probabilmente decisa, chiusa, chissà, insomma, calcio è strano, il calcio è sorprendente, però ancora una volta come contro il Manchester l'Atletico è partito con l'obiettivo preciso di segnare subito 2-3 gol e chiudere la partita, e in questo momento lo sta raggiungendo, e quindi forse dobbiamo anche avevamo sottovalutato il Manchester magari, perché insomma, il trattamento che sta riservando l'Ajax è di fatto lo stesso, piuttosto simile, esatto. Adesso è Angie che perde il contrasto, però è soltanto rimessa laterale per l'Atletico Madrid. 9 minuti a senso unico, doppietta di Ivan Morsio Fernandez. In 4 minuti. 4 minuti. E arriva come è andata, tra l'altro, no? Come è andata, sì, come il Manchester, insomma. 4 gol, capocannoniere, una gara di vantaggio su Ryan. Ce ne aveva messi 5 per farne 2. Ce l'ha messi 5, quindi ancora. Però aveva anche contribuito al gol dell'1-0 contro lo United, vero, per l'autorete di Nehal. Insomma, ne ha fatti, diciamo, al terzo l'autorete di Nehal. Non è uno che ha bisogno di molto tempo decimo per entrare in partita, no, ecco, potremmo dirlo così. E, insomma, chissà che poi magari davvero tra 10 anni ne sentiremo parlare. Questo è un po' il bello anche di questi tornei, che ti lasciano con la speranza che nel futuro loro possano davvero diventare
dei campioni, e prima o poi quei campioni che saranno tali tra 10 anni da qualche parte in questo momento devono star giocando, sì, insomma, infatti, magari deve qui deve aver giocato peraltro anche, no? Quelli che vediamo certamente oggi, e quindi, esatto, e quindi insomma vedremo, questi sembrano davvero giocatori già pronti per una squadra da 13 anni, 14 anni quantomeno. Rimessa in attacco è un monologo dell'Atletico che sta davvero dominando, e questo è notevole per una categoria in cui le gare sono sempre equilibrate, sono sempre incerte, sono anche come dire discontinue, una volta a certi minuti sta bene una squadra, a certi minuti sta bene l'altra, invece qui siamo davvero al monologo puro e semplice. Qui c'è Paniagua Vaquero che si accontenta della rimessa laterale, poi prova a servire Mursillo Fernandez che viene leggermente trattenuto, per usare un eufemismo, comunque fermato in rimessa laterale. Andiamo anche un po' di spazio, citiamo anche il nome del portiere atletico che non citeremo mai credo in questa partita, si tratta di Emilio Ceballos Chang, che poteva scegliersi un ruolo un po' più divertente. Il portiere di questa squadra onestamente non è molto divertente, però insomma sì, magari vincente. È magari il più forte di tutti e non lo sapremo magari mai, esatto, magari è un fenomeno, può darsi visto i suoi compagni sia all'altezza. Ci prova adesso a uscire l'Ajax, a uscire da questa specie di imbuto in cui è stato infilato a forza dal talento. Ma la sorpresa che ancora non si vede in campo Nil. Esatto, ecco, magari questo potremmo fuori gioco però di Van de Pavert. Tutto buono, Van de Pavert. Non viene segnalato e allora ci pensa Viso Velasco ad allontanare il pallone. Naturalmente Angie, ancora lui, prova a fermarlo Viso Velasco, non ci riesce. Angie va largo per il numero 8 Münster, ancora Angie, tiene palla al limite dell'area, Angie cerca un tocco sotto, Van de Pavert, ora si alza, sì, la bandierina dell'assistente. Fuori gioco, eccolo Nil, eccolo nominato. Un po' scuro in volto, al di là delle battute, ecco, al di là di questo il giocatore che è stato il migliore, ricordiamolo, della scorsa stagione, ma è stato anche bravo nella prima, ha fatto gol da calcio d'angolo e dunque non si capisce magari perché mandarlo in panchina in questa gara sicuramente importante, sicuramente più difficile della precedente, però insomma alla fine è giusto che giochino tutti e che tutti abbiano il loro spazio, e l'avrà probabilmente anche O'Neill nel corso del secondo tempo. Intanto 8 minuti. Si conquista un altro corner Mursillo Fernandez. Palla dentro, Angie la lascia lì, altra chance con Viso Velasco che calcia fuori. Qui un po' in eccesso di fiducia nei suoi mezzi, qui era neanche Yaya Touré forse avrebbe provato una soluzione del genere. Entra Strock intanto. Sì, che aveva fatto molto bene nel secondo tempo contro il Krasnodar. Un giocatore molto veloce, anche fisicamente molto ben formato. Deve un po' aumentare il peso della sua produzione offensiva l'Ajax, perché davvero si è visto poco. Ancora Strock, con Adu lui. E Strock insieme in campo, infatti. Questa è un po' una novità perché di solito si alternano. No, prova subito quantomeno a riaprire la partita l'Ajax. È uno dei rarissimi errori di controllo di palleggio dell'Atletico, con Paniagua Vaquero che ha controllato male, ha regalato una rimessa all'Ajax. Ange Strock, servito da Winters, ancora Strock, Ange. Van der Graaf, sale lui, capitano dell'Ajax, Van der Graaf si affida a Winters, dalla distanza tenta, probabilmente era un'imbucata verso Konadu, sembrava forse un tiro, ma qui cespica per un secondo con nel pallone Angé, poi ancora Winters con Adu, Angé dentro per con Adu che non può arrivare. Segnali di risveglio nell'Ajax che però ha tenuto quantomeno palla per una trentina di secondi, cosa che non era neanche successa nei minuti precedenti. È difficile anche tenere a lungo il possesso del pallone contro questa squadra che esegue i dettami della filosofia poi promossa dal Barcellona, quella cioè di aggredire subito il portatore di palla avversario proprio per
riprendersi il pallone e riposare col pallone tra i piedi. La fase di non possesso dura molto poco, proprio perché ci sono quegli scatti intensi di 4-5 secondi per andare a riprendersi la palla e poi riposare con la palla tra i piedi e far stancare l'avversario fondamentalmente. Konadu cerca Strock e deve rincorrere, però niente da fare. Qui l'Ajax davvero fa fatica, anche perché c'è un certo nervosismo per una squadra che insomma è costretta un po' di frustrazione a capitalizzare il massimo delle pochissime occasioni. C'è O'Neill che intanto vediamo svestire la casacca, e allora stava per entrare, magari anche prima dell'intervallo riusciremo a vederlo, speriamo di sì. Giocatore sempre spettacolare, sempre divertente da vedere. Vediamo qua con Adu e Strock cercano di metterla sul fisico all'altezza del calcio d'angolo, la palla esce ma c'è fuori gioco e punizione per la play. Sta per entrare O'Neill, eccolo qui, le ultime indicazioni dell'allenatore, che Daniel Zenkovic, ancora più offensivo l'Ajax che si sta caricando di giocatori offensivi proprio per cercare di recuperare questo risultato. Di riaprire quantomeno la partita in questo finale di primo tempo. Adesso attenzione però, Murillo Fernandez è fermato in due tempi. Di fatto la qualificazione non è in discussione, perché poi domani l'Ajax affronterà il Manchester United in una specie di spareggio per il secondo posto. Il fallo laterale è per l'Atletico. Ancora il tentativo da parte di Paniagua Vaquero, che però va direttamente in rimessa laterale dalla parte opposta. Quindi ancora Van der Graaf. Un po' complicato, infatti l'Ajax finisce per regolare rimessa all'Atletico, che viene a pressare appunto molto molto alto. Ancora il tentativo da parte dell'Atletico con la palla dentro per Murillo Fernandez, questa volta non può arrivare il numero 9. Dici che vedremo anche questa volta i cambi in massa nell'intervallo, cioè rivedremo i giocatori come Roman Pereira, penso di sì. Franco Ruiz, che hanno fatto tutti benissimo anche loro nel secondo tempo, quindi è un peccato non vedere anche loro. Magari c'è una sfida a distanza tra compagni, cioè chi fa più gol giocando lo stesso numero di minuti. Intanto Konadu molto intelligentemente dà aria e respiro alla manovra, non un pallone perfetto per Van der Graaf, che comunque riesce a servirlo in lungolinea per Do O'Neill, Do Delaia, come ci ricordiamo. Van der Graaf galoppa inseguito da Viso Velasquez, riesce a rientrare, il tocco per Strock che però strozza. La migliore occasione dell'Ajax, una bellissima giocata di Van der Graaf che ha vinto il duello con Viso Velasco, attenzione, tutt'altro che facile. L'uno contro uno di Murillo Fernandez, fermato Strock molto bene. Ha lasciato lì la palla, è una grande occasione per l'Ajax, che era una delle rare volte in cui era arrivata alla conclusione. Viso Velasquez potrebbe calciare, arriva la chiusura ruvida ma regolare secondo l'arbitro. Rialza subito Viso Velasco, non eccede in sceneggiate, c'è una punizione ancora per l'Atletico adesso. Paniagua Vaquero. Addirittura pensa al tiro, così è, e la traversa. Pazzesco, la traversa di Paniagua. Paniagua Vaquero, era deciso, era partito proprio con la rincorsa, proprio da tiratore in porta, da chi anche era convinto. Anche lui vecchiotto, è nato il 3 febbraio. Anche lui è un senatore, questo Atletico che naturalmente ha bambini dai 10 anni in su, nel suo caso sono 11, ma insomma da 10-11, non di più insomma. Nessuno nel 2007 per l'Atletico, ecco, una squadra che magari nei dettagli è in effetti un po' più matura anche fisicamente degli avversari. A cercare O'Neill, il pallone in mezzo, c'è una intelligente copertura di Bernal. E Chang forse tocca il primo pallone? Sì, penso anch'io. Al 19esimo. Gliel'ha passato un compagno per farlo sentire. Diciamo il primo partecipe. Pallone serio. Sì. Qui Viso Velasquez fa un numero pazzesco. Riccardo. Lo soprannomererei così, visto che
chiama Carlo di nome. È una tua iniziativa. Sì, perché sono uno dei giocatori più forti di questo Atletico, certo. Madrid, e quindi ho deciso di insignirlo. Allora, il tuo diritto, assolutamente. Ultimi 30 secondi di primo tempo, che Gaia. Penso, temo anche un po' da telecronista, che le partite dell'Atletico possano essere anche piuttosto brevi. Insomma, dal punto di vista agonistico in questo torneo. Tanto Strock a cercare Comandù. Konadu riesce a liberarsi e arriva il gol che riapre la partita con Konadu al 20esimo. Un grandissimo gol di Konadu. Davvero, davvero, un gol da prima punta perfetta. Copertura del pallone, si gira, la porta non la vede ma la sente, perché guardate qui, quasi non la vede la porta, sente, sa dov'è e calcia così in diagonale. Pazzesco, il gol di Konadu, davvero vera prima punta, il vero centravanti è questo che deve fare. E lo fa già benissimo, proprio allo scadere del primo tempo. E allora si ricomincia il secondo tempo, attenzione perché è subito una grande occasione per l'Ajax con questo primo calcio d'inizio a sorpresa battuto da Konadu sull'esterno. Ancora Konadu che prolunga verso Nil, c'è un litigio in mezzo all'area di rigore, alla fine in qualche modo ne esce con una buona presa il portiere Ceballos Chang. Sono ancora tutti in campo, sia Konadu che Strock che O'Neill, tutti e tre gli attaccanti dell'Ajax. Per essere qua i sette giocatori sono sì, intanto Winters, attenzione, Konadu non riesce a servire O'Neill che era largo a destra, libero Strock. Winters lotta, alla fine Viso Velasco riesce a servire Murcillo Fernandez, attenzione, non va via Van der Graaf che è molto bravo a fermarlo. Strock, area di rigore, c'è cioè dentro Konadu che sarà liberato benissimo della marcatura, altro grande movimento da centravanti puro per Konadu, la palla però non è riuscita a ricapitargliela Strock per causa di una deviazione che però non mi, aveva d'angolo. Non mi aveva impressionato troppo Konadu rispetto all'anno scorso nella prima partita, ma in questa sta facendo una grande partita. E adesso la rimessa laterale ancora per l'Ajax. Tanto sta per entrare Franco Ruiz, un altro dei protagonisti del 7-0 allo United. Magari prendere il posto di Murcillo Fernandez, come è capitato prima. Vediamo, lo scopriremo tra poco. Questo è il cambio gioco. Parte il portiere dell'Ajax per Van der Graaf. Attenzione dentro l'area di rigore Strock. Ancora Van der Graaf prova a inserirsi. Se ne viene fermato, un altro tentativo di Winters di recuperare il pallone, quello di O'Neill che cerca un controllo di prestigio, non ci riesce ma riesce invece a proteggere bene il pallone, poi se lo trascina con la suola in rimessa laterale. Sì, qui è esagerato O'Neill, intanto esce col numero 11, è uscito Bernal ed è entrato Franco Ruiz, dunque doppio centravanti, Franco Ruiz, Murcillo Fernandez per il nuovo Atletico che cerca anche di rilanciare dal punto di vista offensivo su un Ajax molto a trazione anteriore. Van der Graaf riesce a fermare e anche a conquistarsi la rimessa laterale, dice io, sì. Io forse probabilmente qualcosa di simile. Tedesco. Ah, vabbè, l'ho detto in tedesco ma è simile all'olandese. Ah, vabbè. Franco Ruiz in posizione arretrata, in realtà non granché il suo primo tocco, ancora l'Ajax che è partito molto bene con Adu, attenzione, anzi era Strock, conclusione ancora una volta strozzata, ma c'è deviazione, sì. Calcio d'angolo, l'Ajax partito bene, un gol chissà che abbia minato, non so quanto sia facile minare le certezze dell'Atletico, credo molto molto difficile, però magari un gol che ha comunque aumentato il morale dell'Ajax. Del calcio d'angolo, colpo di testa da parte del numero 4 Ugu, si salva l'Atletico. Crowny, attenzione, potrebbe forse anche tirare, si libera per il destro, non neanche. Sopra la traversa, corpicino all'indietro per Dodelaia O'Neill, eccolo qui. Il nome completo è Dodelaia Cassidy Sigairo O'Neill, giusto per completezza. Pensa che fortuna quando dovrà comprare una casa e firmare dal notaio con tipo quattro nomi. Sono problemi che si porrà in futuro. O'Neill, intanto c'è un calcio d'angolo, anzi non la prova rimasta in campo, grande numero di Franco, palla al centro, è l'errore clamoroso stavolta, è il primo errore in due partite da parte di Murcillo Fernandez, o se preferite una grandissima parata di Schröder. Adesso attenzione perché da gol sbagliato può arrivare il gol subito, invece no perché c'è l'uscita perfetta di
Ceballos Chang. Chang che infatti ha anche tratti orientali nel viso, e dunque anche su, sarebbe curioso conoscere la sua di storia. Chang, più che altro io ricordo Michelino, lo chiamavano. Cioè, esatto, sì, sì, Tommasi e Clerici, Michelino Chang del tennis. D'altra parte appunto il Chang, comunque la colonia... colonie asiatiche sono molto folte in tutto il mondo. Attenzione alla conclusione ancora da parte del numero 10. Winters, forse ha affrettato anche troppo Winters. La conclusione poteva aspettare qualcosa, poteva aspettare qualche... Rivediamo la bella azione Van der Graaf di prima con Ado, hai visto Winters di prima calciato, poteva anche tenere, controllare e aveva un po' di campo. Questa invece è l'occasione fallita da Mursillo Fernandez. Ah, è Setford il portiere, non Schroeder, c'è stato un cambio. Ah, c'è stato un cambio. Intanto Setford, grande parata. Va lui, palla dentro, ribattuta, esce bene l'Atletico Madrid. Adesso attenzione, Mursillo Fernandez vuole andare da solo, c'è il fallo però. Capitano anche Mursillo Fernandez che ha subito fallo da Winters. Qui fallo anche piuttosto tattico, mettiamolo così, però. Cattivello, prima c'è stato un cartellino giallo in Roma Paris Saint Germain, qui ci poteva stare, punizione che l'Atletico calcia malamente. Squadre molto lunghe, Gaia, spaccate anche un po' dalla stanchezza e si vedono tante occasioni. E tanti tifosi dell'Atletico, guarda. Sì. Probabilmente fratelli parenti, però insomma. Se ne va in panchina Paniaga Vaquero. Il numero 3 si scalda, vedete tutto l'Atletico lì in, in bordo campo, proprio perché c'è un. Possibilità di entrare, c'è ancora un quarto d'ora in cui ci sarà bisogno di forze fresche. Però questo dà un po' la percezione, no, dell'importanza della partita. Se contro Manchester United comunque sono stati inseriti subito tutti gli altri 5 giocatori, adesso invece l'allenatore dell'Atletico, e cioè Guijarro Nova, Jesus, ha deciso di attendere un pochino, no? Perché alla fine è vero che c'è questa diatriba che in realtà, avendo partecipato al corso di allenatore, dura e ormai credo che sia totalmente irrisolvibile di cosa sia meglio fare, cioè se far giocare tutti i bambini sempre o se invece far giocare quelli più bravi comunque, per dare un po' anche la percezione delle gerarchie, no? Quindi per far capire a un bambino che c'è quello più forte o quello meno forte, no? Una questione di umiltà, di rispetto, di gerarchie semplicemente, che poi crescendo si hanno anche nell'ambiente lavorativo, che non è per forza il calcio. E cos'è meglio? Non, appunto, come ti dicevo, assolutamente irrisolta e credo anche irrisolvibile. Ci sono teorie diverse, ci sono teorie che dicono no, già è meglio che a una certa età giochino tutti, che poi capiscano eventualmente dopo quando è il caso di far giocare uno piuttosto che l'altro, invece magari a 10, 8, 10 anni è giusto che giochino tutti, invece ci sono teorie che dicono no, è giusto che fin dall'infanzia, dai primi anni, insomma, capiscano. Insomma, io chiederei magari anche a Nova Ghigiarro cosa ne pensa lui, ma mi sembra di aver già intuito. Franco Ruiz si fa apprezzare per un paio di salvataggi in difesa, molto utile il numero 7 dell'Atletico in questa situazione. L'Ajax sta attaccando e continua a farlo, adesso è una fagiolata intorno alla linea laterale, rimane giù il piccolo Garza Boiero, che è stato un po' spinto, effetto carambola con Winters e Ugu. Beh, sicuramente punizione per l'Atletico. Franco Ruiz è un po' considerato il dodicesimo uomo, no? Del... l'ottavo più che il dodicesimo, visto che si il gioca... sesto anche forse. Più che l'ottavo. No, si gioca in sette però. Sì, ah, giusto l'ottavo. Di solito 7 più 1 dovrebbe fare. Dovrebbe fare. Ho detto che con. Bene. Winters fermato, ma c'è un grande Conadu che recupera un altro pallone, lo perde però sulla pressione da parte del numero 5 Dias Iguac, entrato anche lui da poco, il numero 5 dell'Atletico O'Neill, con un numero cerca di far passare la palla alle spalle di Arsa Boiero. Poi Severo Chang, il pressing alto stavolta è dell'Ajax e l'Atletico inizia a buttare un po' di palloni via, e allora non c'è tutta questa supremazia che sembrava esserci nel primo tempo. Attenzione però adesso alla ripartenza velocissima Van der Graaf, uno dei migliori, anche l'anno scorso lo è stato. Attenzione all'elastico di O'Neill, che però litiga col pallone e poi non riesce a far pace, anzi sì, perché andremo a mezzo un po' alla Ronaldinho, vedendolo lì a sinistra, vero, sulla fascia, mi ricorda un po' il Ronaldinho versione Milan nelle sue azioni sempre imprevedibili. Ancora Ajax che sta adesso quasi dominando. Van der Graaf allarga molto bene il pallone sulla destra per Ugvu. Che Van der Graaf secondo me è un giocatore davvero interessante. Buona la finta di corpo di Ugvu che va dentro a cercare Konadu, si ferma, cerca l'appoggio per Winters, alla fine arriva ancora Ugvu.
O'Neill. Ancora vedete il gioco di gambe di O'Neill, serve nuovamente Ugwu. Dentro tre giocatori dell'Ajax in area di rigore, allora prova a servirli, si alza una bandierina che però non era ad alzare perché il pallone è per Konadu. E allora infatti l'arbitro molto astutamente non dà il fuorigioco, che in effetti non c'era, il fuorigioco era Stroke, ma il pallone era per Konadu, qui bisogna attendere di capire dove arriva il pallone prima di alzare la bandierina. O'Neill direttamente in porta e ancora va vicino al pareggio, ancora con un calcio d'angolo, direttamente da calcio d'angolo. Sono doti che potrebbero tornargli utili anche da grande. Attenzione a questo ragazzo che ha un destro davvero, davvero speciale. Qui davvero nessuno ha toccato, ma la palla è uscita dall'altra parte attraversando tutta l'area piccola dell'Atletico, che sta soffrendo moltissimo. Ma è una squadra che dimostra di saper soffrire, sono qualità importanti moralmente per una squadra così piccola, così giovane anche. O'Neill, Winters, Van der Graaf. Largo il pallone, attenzione per il sinistro di Stroke, se non sbaglio, con Konadu che chiedeva palla sui piedi. Tutti questi tiri però l'Ajax non li aveva nel primo tempo, quindi anche facili, questo non era certamente impossibile da mettere nello specchio, e questo vuol dire che l'Atletico sta un po' sbandando e il potenziale offensivo dell'Ajax è importante, notevolissimo, e l'Atletico d'altra parte, come è giusto che sia per una squadra di bambini di 10-11 anni, va un po' in sofferenza anche sul fisico, perché insomma Konadu e Stroke sono giocatori che è difficile tenere. Sta soffrendo anche Viso Velasco, che vedo meno brillante sì, e meno protagonista rispetto alla prima partita, e ci sta che allora l'Ajax abbia preso un po' il sopravvento. Non è fa peraltro brillante invece Van der Graaf. Fa cambi l'Atletico, forse adesso, ma ci sono ancora lì i giocatori che si scaldano, ma ancora non mette mano alle riserve. È rimasto giù un giocatore, intanto si tratta del numero 11, Jakub Bernal. Sì. Mentre c'è una tifosa dell'Atletico sugli spalti. Ecco qui, vediamo. Il colpo non è particolarmente duro, però c'è un dolore alla parte bassa della schiena, dunque fa male, fa molto male. Dunque esce il numero 11 ed entra Quintana Montero, terzino destro, che ha fatto un gol bellissimo contro l'United. Molto dolorante il povero Jakub Bernal, che si accomoda in panchina. Cose che capitano a tutte le età. Si squadra la palla. Bisogna un po' spiegare l'arbitro. Ma si tratta, Atletico che fa retrocedere di 30 metri l'Ajax, anche di più. 8 minuti alla fine, pallone per Setford, Tommy Hogan Setford. Ajax che sta attaccando da inizio secondo tempo per raggiungere un pareggio che forse meriterebbe anche. Ha avuto un parecchie occasioni, però di fatto l'Atletico è ancora in piedi. Lancio lungo, Setford, Winters aggancia bene. O'Neill, ancora O'Neill fermato splendidamente da numero 2 Quintana Montero. Ancora un pallone dentro a cercare il numero 4 Arza Boiero. È stato bravissimo Setford a intervenire. O'Neill, Winters. Attenzione che rischia qualcosa sull'attacco di Viso Velasco, che però poi non riesce ad andare in profondità. Riesce adesso con questo passaggio per Mursiglio Fernandez. Ancora e c'è Setford. La grande parata da parte di Setford. Seconda grande parata di Setford in questo secondo tempo, ancora su Mursiglio Fernandez, che sarebbe andato per la tripletta. Qui con lo stinco destro riesce a mettere in angolo l'Atletico, di nuovo pericoloso in contropiede. Palla bassa allontanata da Stroke, palla termina in fallo laterale, 7 minuti. Ajax che sta un po' tirando il fiato adesso dopo 10 minuti almeno di continua pressione. Calcio di punizione per l'Atletico, che saggiamente fa scorrere il cronometro. Maestra l'Atletico Madrid, anche dei grandi di Simeone nella gestione del vantaggio e nella gestione del risultato. Squadra che mi sembra completamente diversa come atteggiamento questa, però i principi base sono gli stessi. Attenzione a questa palla messa in mezzo, molto velenosa, direttamente sul fondo. Adesso O'Neill per la rimessa laterale. Van der Graaf.
si affida molto al capitano, che qui però rischia tantissimo con questo passaggio in orizzontale. E allora Mursillo Fernandez non riesce però nello slancio a tenere in campo questo pallone. Ugvu per la rimessa laterale, critica, dice anche qualcosa a Mursillo Fernandez. Ugvu per Konadu che gira, poi Van der Graaf. Konadu, ah. O'Neill, attenzione, O'Neill col sinistro, la risposta di Ceballos Chang che si fa trovare tutti, pronto. E tutti a fargli complimenti, una grande parata, della prima parata forse del torneo di Ceballos Chang. Pensavo che andasse col destro qui O'Neill. Tentato la soluzione più difficile per il primo palo, coperto bene, palo al centro, ancora Ceballos Chang, parata coperta molto bene da questo portiere che giustifica, diciamo, il suo impiego con una parata importantissima. Poi fuori gioco, lancio lungo non si può fare. Esatto. E la palla viene recuperata dall'Ajax. Riflettori accesi adesso al Chiggiato, ultimi 5 minuti, si fa sera. Ancora due partite, tutte da seguire, Lugano River e Juventus Chelsea prima di chiudere questa prima giornata, ma chiudiamo prima questa partita, pallone in mezzo, con Adu fa rimbalzare qui, forse se l'avesse controllata qualcosa in più avrebbe creato, c'è il colpo di testa però in angolo da parte di Asigua. Allora attenzione al corner con Strock. Il superiore, l'Ajax superiore, ci parla. Guarda O'Neill al limite dell'area. Non lo vedono però. Però in effetti potevano andargli. Magari. Era sempre una buona idea darla a O'Neill. Rimessa per l'Ajax, che adesso proverà forse a metterla anche sul fisico, sui palloni alti, come questo. Fuori gioco però. Cercato Konadu che era avanti al momento era della la stroke avanti. Stroke. Però non è intervenuto sulla palla Strock. Sì. Era no, lui? Infatti non è intervenuto sulla palla. Quindi era fuori gioco. Esatto. Ah, questa okay, era la tua critica. Vedo anche che la consecuzio. Ah, va bene, va bene. Viso Velasco, il faro del centrocampo dell'Atletico che ha sofferto ancora una volta. L'Atletico butta via il pallone però non viene interrotto. No, perché in realtà gioco. Questa era una punizione, quindi si può tranquillamente lanciare. C'è un po' di confusione tra gli assistenti. Non si può rilanciare oltre la metà campo su calcio rinvio, si diciamo, dal fondo. Invece quanto riguarda il calcio di punizione si può fare, infatti l'assistente ha segnalato qualcosa che non era da segnalare. Va bene, c'è un po' di e stanchezza. L'arbitro però anche... sì, è normale che sia, come è normale che sia. L'arbitro però molto attento. Sì, rimessa laterale per l'Atletico che guadagna metri e secondi, 3 minuti e mezzo, la batte Arsaboiero. Atletico che sta concludendo la partita con molti giocatori che l'hanno iniziata e questo è anche un segnale che la panchina manda a questi ragazzi, partita da non sbagliare, attenzione al Mursillo Fernandez, ancora una volta si libera il tiro e lo mette a lato. Terza palagol fallita in questo secondo tempo da Mursillo Fernandez, panchina in piedi dell'Ajax. No, questa è la più difficile delle tre. Panchina in piedi dell'Ajax, grande concitazione anche a bordo campo perché insomma la partita attenzione, è sentita. Attenzione, Konadu, si inserisce Konadu, Konadu, incredibile salvaggio. Salvataggio sulla linea da parte di Asigwak. Eccolo qui il numero 5 che ha salvato il risultato. Konadu però ha fatto tanto. Davvero meriterebbe il pareggio però. Allora abbiamo la possibilità di vedere un torneo incerto perché io pensavo l'Atletico dominasse. Invece Konadu, bravissimo. E poi riesce. Anche bello, anche bene il tocco. Sì. Anche velenoso, bravissimo il difensore di Asigwak. Adesso non può raggiungere questa palla invece Ugvu. Molto agitata anche la panchina dell'Atletico, 2 minuti alla fine con la formazione spagnola sempre avanti in virtù dei 2 gol lampo di Mursillo Fernandez, ma dalla metà del primo tempo in avanti l'Ajax è stato decisamente superiore e meriterebbe il pareggio almeno. In ogni caso sarà una rivalità, una partita che chissà potremmo magari anche rivedere perché mi sembrano due tra le squadre più interessanti, più quadrate del torneo. Vediamo un po', ancora l'Ajax. Altra rimessa laterale per l'Ajax. Direttamente per O'Neill, lascia passare, Strock! Arriva il pareggio dell'Ajax al 19° del secondo tempo e guardate tutta la panchina, guardate l'esultanza pazzesca dei giocatori dell'Ajax, tante riserve anche in panchina sono entrati in campo per abbracciare Strock, la genialata e il colpo di tacco sì, però O'Neill. Che abbiamo
che abbiamo modo guarda di rivedere qua. Adesso è strepitoso, bravo anche Conado ad abbassarsi, male. Il numero 12 Sverlov ingannato dalla deviazione dai di Ionil, bravissimo stroke, molto freddo, ma un gol bellissimo che coinvolge tutti e tre gli attaccanti dell'Ajax, una squadra che in attacco è davvero eccellente come qualità, ed il pareggio è meritatissimo e manca ancora un minuto, però attenzione, prova ad andare Ionil, fermato dall'ottimo Guac Ugvu, pallone dentro, questa volta Sverlo che è attento, Vito Velasco prolunga, Van der Graaf non un ottimo aggancio, allora attenzione Mursillo Fernandez e prova col destro, arriva il gol e la tripletta di Mursillo Fernandez al 20° minuto. E allora di nuovo avanti l'Atletico Madrid con la tripletta personale di Mursillo Fernandez che va a quota 5 gol in questo torneo. Ancora una volta bravissimo però. Bravissimo a andare via e a metterla poi con un po' di fortuna tra le gambe del difensore. Grande scoramento tra i bambini dell'Ajax. L'Atletico però anche da questi piccoli particolari dimostra. Però brutto errore da parte di Van der Graaf da cui non ci si aspettava. Però l'Atletico però era lì, non si è fatto scoraggiare dalla beffa, e è una squadra che ha un carattere di età superiore, non è ancora finita però, attenzione, qui c'è fatto anche una punizione, vediamo se fa giocare, la palla è fuori, dicevamo l'Atletico è rimasto lì sul pezzo e dopo un minuto, dopo una partita tutta in difesa, si è rimesso lì e ha segnato 3-2 con l'attaccante che adesso è capocannoniere, sempre di più, 5 gol in due partite. L'anno scorso c'era Sergio Ramos nel Malaga. Una partita e mezzo che non ha giocato col Manchester per metà, insomma. Sì, c'era Sergio Ramos, adesso c'è Ivan Morcillo Fernandez. Sono tutti spagnoli questi attaccanti del futuro, speriamo di averne anche qualcuno italiano. E tra un po' avremo la Juventus in campo contro il Chelsea. Palla direttamente tra le braccia di Setford che con rinvio fa una cosa che non può fare e arriva il triplice fischio, vince dunque l'Atletico Madrid 3-2 in una bellissima partita più bella del giorno, decisamente, contro l'Ajax e va in vetta.